una comunità che anche su questo deve capire come affrontare il problema, come fare da capofila per procurare tutte le sinergie possibili per le sollecitazioni più opportune, ma non semplicemente il dare l'occasione a Napoli o l'incontro con un tavolo nazionale, e dire, pretendere di farci spiegare come si cresce e si organizza lo sviluppo dalle nostre parti, sia a chiacchiere con i fatti. Io spero che troviamo anche il modo in Regione Campania e non solo di sederci, posto che faremo la prossima settimana, per avere tutti questi elementi. Sindaco Sagliocco, questa mattina Aversa è il cuore di questa manifestazione. Manifestazione partita da Carinaro con i sindaci a capo del gruppo manifestante. Un motivo di orgoglio per i lavoratori e per voi sindaci. Penso, come dicevo un momento fa, questa città ha un ulteriore problema di dover onorare gli impegni che in qualche modo sono storici. Dobbiamo dare sul piano dell'input un'accelerazione, sul piano anche di una proposta che vada a colpire nel segno rispetto alla politica nazionale e regionale. Fare il ragionamento semplicemente su dati aritmetici, su dati di bilancio, questo evidentemente ci condanna purtroppo alla recessione, alla disoccupazione. Bisogna che il governo nazionale decida finalmente se questo territorio e questa grande area vasta che è nord di Napoli e sud della provincia di Caserta, se trova evidentemente nel governo nazionale una risposta forte. Come diceva prima un sindacalista, non può essere che per arricchire pochi si debba trasportare un'azienda così grossa all'estero, mandando poi alla rovina tante persone. Io penso che ci sia un ulteriore elemento di riflessione. Il problema, la vertenza Indesit è la cartina di tornasole di un'altra grande sfida, cioè il mantenimento di questi posti di lavoro significa risposta concreta alle necessità dell'intero territorio per aree più vaste rispetto al lavoro e solo al lavoro. Se dovesse maturare purtroppo la disattenzione nazionale questa tragedia, significa che noi abbiamo come territorio sul piano generale una retrocessione oltre quello che già in qualche modo siamo come criticità rappresentati. Anche perché in questi ultimi giorni Letta ha parlato di lenta ripresa, e la lenta ripresa non può cominciare qui ad Aversa, a Gricignano, a Carinaro e Teverola con la chiusura dell'Indesi. È chiaro, non può nemmeno discostarsi da altri elementi che possono costituire la ripresa, quindi servizi, quindi organizzazioni ed infrastrutture. Abbiamo da fare un grande percorso, ci sono le condizioni, ritengo, bisogna evidentemente che chi deve interpretare autenticamente le parole anche del Presidente del Consiglio debba capire un attimo, insieme bisogna capire come si costruisce la prospettiva con gli investimenti mirati.